Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video che mi hanno richiesto un sacco di volte, ma che io alla fine non caricavo mai sul canale perché avevo sempre altri video che volevo mettere prima. Comunque, quello che mi chiedono più spesso è qual è la differenza tra tarocchi e sibille. Dunque, c'è una grande differenza perché pur essendo entrambi mazzi di carte da divinazione, hanno proprio una differenza, direi, strutturale. Ma facciamo un passo indietro. La Sibilla innanzitutto era una figura mitologica dell'antica Grecia, era una vergine che nell'oracolo di Delfi aveva il compito di interpretare le parole del dio Apollo e dare delle risposte alle persone che facevano domande che riguardavano il loro destino e il loro futuro. Ovviamente c'era tutta una procedura per interrogare l'oracolo di Delfi, ma la Sibilla era un po' la figura centrale dell'oracolo, perché appunto dava voce alle profezie di Apollo. E questa è la figura mitologica. Quindi, se le carte sono state chiamate Sibille, il motivo è proprio questo, perché in qualche modo le Sibille sono considerate il mazzo del destino e la Sibilla era quella figura che si pronunciava circa il destino delle persone che volevano appunto conoscerlo. E quindi diciamo che la ragione storica del nome è questa. Ma in realtà queste carte, che sono di origine francese, si ispirano a Marie Lenormand, che era una donna vissuta tra la fine del 1700 e la metà del 1800 all'incirca, che frequentava i salotti borghesi e discuteva circa il destino di molti personaggi, anche illustri, tra cui anche Napoleone. Lei aveva delle carte e faceva appunto delle letture riguardanti il destino di questi grandi personaggi e anche ovviamente di personaggi meno famosi, anche di gente comune, però è diventata famosa soprattutto per aver frequentato i salotti borghesi. È stata anche arrestata più volte proprio per la sua pratica divinatoria, perché ai tempi era vietato, ma anche perché nelle sue profezie c'erano spesso dei presagi, diciamo, di morte di personaggi molto illustri, come ad esempio Re Luigi XVI. Quindi, quando lei aveva predetto la morte di Re Luigi XVI, era stata subito arrestata. Quindi ha avuto anche una vita abbastanza difficile, turbolenta. Lei era entrata in contatto con queste carte da divinazione grazie ad una persona che aveva incontrato durante il suo lavoro in una lavanderia, perché quando era arrivata a Parigi era andata a lavorare in una lavanderia e lì aveva conosciuto una donna che le aveva insegnato ad interpretare i tarocchi. E poi lei da lì ha cominciato ad utilizzare anche carte diverse dai tarocchi, tanto è vero che quando lei è morta, su queste carte sono state aggiunte delle figure che andavano a rappresentare la vita quotidiana. Quindi le sibille, per parlarvi di una prima differenza con i tarocchi, hanno rappresentate delle scene o comunque degli oggetti che sono concreti, di vita quotidiana, dei fatti concreti. E questa direi che è la differenza più grande con i tarocchi, perché i tarocchi in realtà non hanno delle figure che vanno a rappresentare dei fatti concreti o delle scene di vita quotidiana, perché le figure che noi vediamo sui tarocchi sono molto simboliche, sono molto particolari, tanto è vero che i tarocchi sono archetipi, cioè sono dei simboli primordiali che sono presenti in ognuno di noi. Ma prima di parlarvi più nello specifico di differenza tra tarocchi e sibille, vorrei farvi vedere un mazzo di sibille Lenormand molto classico e molto semplice. Queste sono le sibille, queste sono le sibille Lenormand. Come vedete, già nella prima carta vediamo un'immagine che è comunque una figura concreta di vita quotidiana, perché noi possiamo comunque incontrare un uomo a cavallo, non è una cosa impossibile. Perché comunque è una cosa che tutti noi abbiamo visto, mentre se pensiamo ai tarocchi, ad esempio la figura della forza, quante volte voi avete visto una donna che con le mani tiene le fauci di un animale feroce? Mai, non l'avete mai vista, perché non è una figura concreta, mentre un uomo a cavallo può essere assolutamente una figura concreta. Questo è ad esempio un trifoglio. Un trifoglio è qualcosa di concreto, noi lo possiamo vedere tutti i giorni. C'è una nave, vedete, queste sono le figure presenti sulle sibille. Non ve le faccio vedere tutte una per una perché altrimenti il video viene troppo lungo, però era per darvi un'idea. Quindi
mentre i tarocchi hanno comunque delle figure molto diverse, molto simboliche, ma hanno anche uno scopo diverso, perché le sibille intanto sono in numero minore rispetto ai tarocchi, che sono 78, e non hanno all'interno del mazzo delle divisioni, invece i tarocchi si dividono in arcani maggiori e arcani minori. La differenza sostanziale è che le sibille sono usate un po', diciamo così, per chiacchierare sul destino. Infatti, diciamo che sono anche definite le chiacchiere, sono un po' le carte delle chiacchiere, però questo non significa che non si possano fare delle letture serie, delle letture comunque efficaci. Vengono utilizzate soprattutto per le questioni d'amore, ma possono essere utilizzate anche per questioni di fortuna e di lavoro. E diciamo che la caratteristica principale è che si riferiscono sempre a fatti della vita quotidiana, a fatti concreti e soprattutto hanno la possibilità di leggere un futuro più immediato, ma non hanno la capacità di vedere in un futuro che sia un pochino più lontano. Invece i tarocchi, al di là del fatto che sono 78, che sono divisi in arcani maggiori e arcani minori, ma soprattutto hanno proprio uno scopo diverso, perché lo scopo dei tarocchi non è solo e soltanto andare a leggere il futuro, ma i tarocchi hanno proprio il compito di far svolgere alla persona un cammino interiore, un viaggio interiore. Perché i tarocchi ci parlano di paure, ci parlano di emozioni, ci parlano appunto di archetipi, quindi di figure primordiali, ci fanno fare un viaggio all'interno di noi stessi che è completamente diverso, che è più sofisticato, se vogliamo, rispetto alle sibille. Quindi questa è la grande differenza, che con i tarocchi noi possiamo veramente fare un viaggio all'interno di noi stessi, sono uno strumento anche per conoscere noi stessi, ci possono dare delle indicazioni molto profonde. Le sibille no, perché le sibille sono, diciamo, molto più superficiali. Se andiamo a vedere, possiamo fare delle letture su tante situazioni diverse, ma con le sibille noi non possiamo fare un viaggio introspettivo, non possiamo veramente fare un viaggio all'interno di noi stessi. Anche se esiste un mazzo che, diciamo, viene utilizzato un pochino più a questo scopo. Perché comunque anche con le sibille ultimamente si sta tentando di fare una sorta di cammino interiore, un po' come con i tarocchi. Ed esiste questo mazzo di carte che sono le sibille mistiche, le Normande. Queste carte hanno la capacità di far compiere alla persona delle riflessioni e dare delle letture che siano un pochino più introspettive. Hanno delle figure che sono un po' diverse, che sicuramente richiamano qualcosa di più intuitivo. Sono, secondo me, delle bellissime carte, sono molto particolari e si chiamano sibille mistiche proprio perché vengono usate a questo scopo. Però diciamo che a parte le eccezioni e a parte tutti quei casi specifici, la grande differenza tra tarocchi e sibille è quella che vi dicevo prima. Con i tarocchi potete fare proprio un cammino interiore, potete utilizzarli come strumento per conoscere voi stessi. Le sibille sono carte un pochino più da salotto, che vengono utilizzate per fare delle previsioni sul futuro relative a diverse situazioni, ma non hanno, secondo me, la capacità di andare così tanto a fondo. Ovviamente questa è la mia opinione, perché come sempre su tarocchi, sibille, oracoli, carte da divinazione in generale, ci sono tante scuole di pensiero, quindi voi troverete sempre qualcuno che la penserà in un modo diverso, perché ci sono appunto tante teorie diverse. Questa è, diciamo, la mia opinione, quello che io vi posso dire riguardo alla differenza tra tarocchi e sibille, ma parlo ovviamente per quelle che sono le mie conoscenze, le mie esperienze, il mio modo di vedere le cose, il mio modo di approcciarmi a questa materia. Però ovviamente, se vi interessa l'argomento, io vi invito sempre ad andare anche a sentire altre voci, a vedere altre, a leggere altre teorie, perché magari trovate anche qualcuno che la pensa in modo diverso da come la penso io.
E io credo che anche integrare opinioni diverse sia comunque un modo per arricchire la propria conoscenza, il proprio bagaglio culturale per quello che è appunto questa materia, ma in generale sempre un po' per tutte le materie, diciamo, di studio. Quindi questa è un po' in generale la differenza tra tarocchi e sibille, spiegato molto a grandi linee, spiegato in modo molto semplice, ma perché volevo appunto farmi capire da chiunque, anche da chi non ne sa assolutamente niente di carte, di divinazione, di tarocchi e di sibille, perché il mio canale, trattando tanti temi diversi, di tanti argomenti diversi, è seguito anche da persone che non conoscono i tarocchi, non conoscono le sibille, quindi volevo un po' arrivare a tutti, anche a chi ne sa molto poco. Comunque, se avete delle domande, se avete dei dubbi, scrivetemeli nei commenti e io, se vi so rispondere, ovviamente lo farò volentieri. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.